Una buona serata, ben ritrovati da speciale news web 24. È clinicamente morto il giovane di 25 anni romano, vittima ieri sera insieme alla sua fidanzata di una aggressione avvenuta vicino ad un pub da parte di eh, due eh, rapinatori, probabilmente di eh, origine eh, italiana. Nella ricostruzione fatta dagli inquirenti, i due si stanno recando a un pub quando sono stati aggrediti. Uno di loro ha strattonato la ragazza colpendola con una mazza chiedendo lo zaino. A quel punto è intervenuto il giovane 25enne e uno dei due gli ha sparato un colpo alla testa. Così, nella testimonianza della ragazza resa agli inquirenti, caccia ai due rapitatori a 360 gradi in tutta la capitale. Andiamo a parlare dell'addio di Mario Draghi da Presidente della Banca Centrale Europea. Nel suo discorso di congedo avverte che per lo scenario economico dell'Eurozona i rischi restano al ribasso a causa della incertezza geopolitica, del protezionismo e delle vulnerabilità. Riaggiunge che l'Eurotower resta pronta a modificare tutti i suoi strumenti monetari per far risalire l'inflazione. Per quanto riguarda il giudizio complessivo sui tassi negativi, lo stesso Draghi dice che il positivo e i miglioramenti dell'economia hanno più che bilanciato gli effetti indesiderati. Come si sente dopo otto anni, dice Draghi, mi sento come qualcuno che ha cercato di rispettare il mandato nel miglior modo possibile. Il fenomeno delle baby gang a livello nazionale è ultraconosciuto, conosciuto, ma a Foggia si cerca di debellarlo. Infatti è nato un tavolo tecnico per fronteggiare il problema. L'iniziativa è partita dal sindaco di Foggia, Franco Landella, che ha incontrato il comitato dei genitori per Foggia, oltre naturalmente agli esponenti delle forze dell'ordine e insieme ai numerosi assessorati. Lo stesso primo cittadino ha detto di aver dialogato con la polizia locale dopo l'ultimo episodio avvenuto. Nonostante quella delle telecamere sia una competenza soprattutto del Ministero dell'Interno, abbiamo dirottato alcuni finanziamenti per potenziare la videosorveglianza. Nonostante le difficoltà, riparte il Gal eh, Tavoliere con presidente eh, Onofrio Giuliano e con importanti novità. Anna Ricciardi, Telecattolica. Il GAL Tavoliere intende informare che pur tra mille difficoltà legate all'esiguità della struttura e all'improvvisa defezione del direttore tecnico, è ad oggi riuscito a pubblicare le intere azioni 1 e 2 consistenti in ben quattro bandi a valere sulla sottomisura 19.2 del proprio piano di azione locale. Oltre a quanto esposto, il GAL ha messo in atto numerose iniziative extra leader volte a facilitare l'accesso alle misure di competenza come accordi con l'Istituto nazionale per il microcredito. Da marzo 2018 è soggetto accreditato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di imprese in Vitalia Spa. Per erogare servizi di consulenza e assistenza nell'ambito del programma Resto a Sud. Partecipa inoltre a un'iniziativa di formazione con l'associazione Culturando ed è partner del progetto di cooperazione Olivicoli Le strade dell'olio con altri Gal Sardi. ...e partner come unico Gal in un unico progetto Factory Costruire che vede diversi raggruppamenti di soggetti pubblici e privati che avranno il compito di accompagnare e valorizzare le idee imprenditoriali innovative e ad alta intensità di. Di conoscenza espresse dai team. Un altro grande obiettivo raggiunto è costituito dal recente riconoscimento da parte della Regione Puglia del Distretto Agroalimentare di Qualità Puglia Federiciana, ottenuto in cooperazione con il Gal Ponte Lama di Bisceglie e le associazioni Strada dei Vini Doc Castel del Monte e Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte di Andria, del quale distretto è in corso di costituzione la società di gestione. In chiusura la pagina sportiva, il calcio, domani torna il campionato di Seghevico nella nona giornata del girone di andata e con l'anticipo del venerdì sera. Alle 21 in Vabia, del sarà di scena l'incontro tra Ascoli ed Virtus. Andella. Sabato poi gran parte del programma a partire dalle 15 in contemporanea, Cosenza, Chievo, di Empoli, Salernitana, Perugia, Pescara, Benevento, Spezia, Juve, Stavia. Pordenone, Cittadella, Crotone, Venezia e Livorno, Pisa. E poi il tutto si concluderà con il posticipo di domenica alle 21 tra Cremonese e Prosinone. E tutto per l'edizione serale di Speciale News Web 24. Grazie per essere stati con noi anche oggi. La nostra informazione torna, come sempre, domani mattina alle 8.45 con Nuovo Giorno. Buon proseguimento di serata.